Ciao Cubers, benvenuti su Una Realtà al Cubo. Oggi vi mostro una risoluzione particolare, ovvero la risoluzione che mi ha permesso di fare il mio tempo migliore, ovvero un tempo di 8,41 secondi, che è quindi il mio PB. PB, per chi non lo sapesse, sta per personal best, quindi il tempo migliore che si fa nel corso della propria vita fino a questo momento. Quindi, questo 8,41 ovviamente per me è un gran tempo, nonostante per alcuni di voi sarà magari un tempo normale. Quindi ho deciso di mostrarvi la risoluzione che mi ha portato appunto a fare questo tempo, che secondo me è molto interessante e molto carina, perché magari può anche voi insegnarvi qualcosa o comunque può divertirvi vedere quanto è stata carina, appunto, quanto è stata bella questa risoluzione. Quindi cominciamo. Ho fatto la croce bianca. Come vedete abbiamo una croce molto molto semplice, abbiamo il verde già posizionato, abbiamo il rosso già posizionato e poi abbiamo il blu e l'arancione. L'arancione è già posizionato e come il rosso hanno solo una mossa per essere posizionati, mentre invece il blu è qua, quindi servono semplicemente due mosse per posizionarlo, quindi molto molto semplice. Allora, per eseguirla io ho deciso di salvare questa coppia che vediamo qua, mentre invece ho deciso di ignorare questa coppia qua perché non ho potuto pianificare nell'ispezione un modo per salvarla, quindi ho deciso di non salvarla per non fare casini. Quindi ho deciso di eseguire la croce in questo modo. Allora, ho messo prima il rosso. Poi ho messo il blu al suo posto, poi ho inserito l'arancione e infine ho inserito il blu in questo modo. Come vedete abbiamo salvato questa coppia, quindi ce la ritroviamo qua e la inseriamo sul retro, in modo da trovarci appunto due slot liberi davanti e uno qua dietro. A questo punto completiamo questo qua dietro, formando questa coppia, che è la cosa più facile che mi è venuta da fare e penso che sia anche la migliore. Quindi andiamo a formare la coppia in questo modo e la inseriamo qua sul retro. Adesso la coppia migliore da inserire è questa qui, perché è un'inserzione molto semplice, mentre invece questa avrebbe richiesto tre sexy move, che è una cosa abbastanza scomoda da fare. Mentre invece sapevo che inserendo questo sarebbe diventato un caso un po' migliore, quindi ho deciso di fare questa. Quindi in questo modo, e a questo punto ho fatto una rotazione e mi sono ritrovata con un caso molto semplice, quindi l'ho inserito in questo modo e sul retro. A questo punto mi sono ritrovata con questo caso qui, quindi eseguendo l'OLL mi sono ritrovata con uno skip del PLL e ho fatto una O2 e fine. Come vedete, in questa solve ho fatto una sola rotazione, quindi è anche questo che mi ha permesso appunto di ottenere un tempo così basso, perché le rotazioni ovviamente ci fanno perdere tempo. È stata una risoluzione molto fortunata, come avete visto, e molto bella, quindi spero che l'abbiate provata anche voi, spero che vi sia piaciuta e fatemi sapere appunto qui nei commenti qual è il vostro PB e ci vediamo al prossimo video. Ciao!